After all the years that I've known you, baby, I can't figure out the reason why lately you've been acting so cold. Didn't you say if there's a problem we should work it out? So why are you giving me the cold shoulder now? Like you didn't even want to talk to me, girl. Tell me, okay, I know I was late again. I made you mad and then I stone in the bed. But why are you making this thing drag on so long? Amici telespettatori, buongiorno da Marlia, frazione di Capannori, provincia di Lucca, l'incanto di Lucca. Perché? Perché è già partita la 45esima edizione della Marcia delle Ville e ci stiamo avvicinando pian piano alle nozze d'oro. Pensate un po', questa marcia conosciuta, conosciutissima non solo ma in Toscana ma in tutta Italia, anche fuori dai nostri confini, visto che c'è tanta presenza anche di turismo estero. Una marcia che oggi vede ancora la presenza di tanta, tanta gente, tanti partecipanti. Viene divisa in quattro fasi. A, B, C, D, proprio perché non si è voluto, anche per il discorso pandemia, non si è voluto così, ecco, mettere insieme tanta tanta gente, quindi è un po' più diluita in questa edizione, edizione che vedrà alcune chicche, non soltanto l'Expo protagonista con i suoi ristori e la sua passeggistica tipica di questa marcia, ci sarà anche la maglietta ricordo, ci sarà anche la borraccia termica e ricordiamo una cosa anche molto importante dal punto di vista ecologico, evento plastic free. Che dirvi se non spazio alle emozioni, ricordandovi che però sono anche protagoniste le tante ville e fattorie che andremo a visitare. Seguiteci! Feeling like a fool, cause I let you down. Now it's too late to turn it around. I'm sorry for the tears I've made you cry. I guess this time it really is goodbye. You made it clear when you said I just don't love you no more. Presenza immancabile del nostro appuntamento, il collega Paolo Bottari, collega della Nazione, l'esperto delle ville lucchesi. Questa Marcia delle Ville intanto è la 45esima edizione, no? Si è sempre caratterizzata dalla prima edizione in avanti della presenza della più bella villa che il territorio lucchese abbia, che è la Villa Reale. La Villa Reale è chiamata così perché è appartenuta nel corso dei secoli ai signori di Lucca, a partire dalla sorella di Napoleone Elisa Bonaparte, poi dopo ai duchi di Lucca fino ai Savoia. Il parco di Villa Reale è unico qui a Lucca, è un po' come la Reggia di Caserta nelle dovute proporzioni, però molto bello perché viene continuamente rifatto, è comprensivo di vari spazi, tutti architettonici settecenteschi. Oltre alla Villa Reale c'è la Villa dell'Orologio, molto bella, e la villa che era appartenuta al vescovo nei secoli scorsi, perché va detto in questa zona qui di Marlia e dintorni trovavano, diciamo, la loro residenza estiva tutte le famiglie più nobili di Lucca. Lucca è stata fino al 1847 Repubblica indipendente, Stato indipendente, quindi diciamo poco prima dell'Unità d'Italia, e quindi tutta la ricchezza che dentro Lucca, a partire dai mercanti del 1300, mercanti di seta, avevano, l'avevano poi riversata nella campagna, costruendo queste bellissime ville, ognuna completamente diversa dall'altro. Quindi uscendo dalla Villa Reale, che una volta comprendeva anche la Villa La Badiola e la Specola, di cui andiamo ora a parlare, diciamo, prendeva una fetta di territorio molto bella e molto panoramica.
I know that I've made a few mistakes, but never thought that things would turn out this way. Doesn't make sense to me now that you're gone. I see it all so clearly. Me at the door with you in a state, giving my reasons, but as you look away, I can see a tear roll down your face. That's when you turned and said to me, I don't care, babe, who's right or wrong. I just don't love you no more. Rain outside my window, pouring down. What now? You're gone. I thought I'm sorry. Feeling like a fool, 'cause I let you down. Now it's too. Salendo, appunto, uscendo dal parco della Villa Reale, troviamo la Badiola, altra villa settecentesca, oggi appunto azienda anche agrituristica, caratterizzata da un bellissimo porticato, una villa utilizzata per vari film, importante quello che ci ha girato Luchino Visconti, L'Innocente, tante immagini sono riprese appunto in questa villa. E che ha anche una chiesina molto particolare. This is how we roll. We stay in the street and get it all we could. This is how we roll. We gotta get out, can't stay in the house, 'cause the party don't end. Ma salendo ancora più su, poco più su, troviamo la Specola, l'ex osservatorio astronomico, un osservatorio astronomico che non ha mai cominciato a funzionare perché la sua funzionalità si esaurì poco prima dell'essere completato, perché chi l'aveva finanziato, i duchi, poi dopo non lo vollero più portare avanti per via dei costi, quindi è stato recuperato successivamente, ma è diventata una villa. L'osservatorio astronomico fu invece realizzato nel parco della Villa Reale temporaneamente per diversi anni, e proprio da quell'osservatorio astronomico furono scoperte diverse stelle, quindi dei primati furono realizzati. Hey yo, big wave. Small time alongside JW. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want party, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go ane. Chucking more fina anane, chucking more fina ne. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you life don't get no better. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go ane. Chucking more fina anane, chucking more fina ne. Uscendo dalla Specola troviamo altre ville, le più importanti, che sono le altre più rinomate a livello del territorio lucchese, sono la Villa Manzi e la Villa Torrigiani, le due che sono nel corso dei secoli, anche nel Novecento, le più visitate anche dagli ospiti illustri che sono venuti a Lucca. Ad esempio in Villa Manzi fu la residenza anche di Mussolini quando venne a fare una visita a Lucca. Si racconta che in Villa Torrigiani, mentre lui la visitò, partirono dalle famose piscine o le vasche d'acqua che ci sono, gli schizzi che lo bagnarono completamente, tanto per dire. Però sono ville il cui parco è sempre molto ben tenuto e la cui architettura, soprattutto Villa Manzi, si presta a ricevimenti di grande lignaggio. Allora Paolo, sempre da fine conoscitore storico di tutte queste incantevoli ville, cosa possiamo dire altro se non parlare di promozione e autopromozione? Oggi ero sul percorso, ho visto tanta gente fermarsi anche per la prima volta, restare allibiti.
Sì, ma la forza di questa manifestazione è proprio questa, di riuscire a racchiudere nei suoi quattro percorsi tutte le più, o tra le più belle ville che ci sono nella zona. E non ci si stanca mai di tornarci anno dopo anno, perché te mi dici ci sono tanti che magari sono venuti la prima volta, ma ce ne sono molti di più che tutti gli anni fedelissimi tornano, la fanno indipendentemente dal tempo, bello o brutto, vengono per... Abbiamo notato perché non si sono fatti intimolire dalle condizioni meteorologiche, assolutamente. Infatti è proprio questo, cioè vengono perché vogliono riprovare il piacere di rivisitarle alla maniera come le fa il podista, quindi magari non ci si può soffermare più di tanto all'interno, però rivivere velocemente questa atmosfera che invece da semplici turisti nella propria città difficilmente tanti lo farebbero, di spostarsi e andare a pochi chilometri a rivedere questo. Paolo, per finire, tu sei autore di tanti bellissimi e interessantissimi libri, non ultimo il celebre libro proprio sulle ville di cui tu sei occupato, che è andato alla grande. Sui miei libri io ne ho scritti diversi, ora sto promozionando L'Oro di Lucca, che parla di tutti gli sport e la storia di Lucca e dei campioni lucchesi in tutte le specialità. Ho scritto qualche anno fa, per il 40° della manifestazione, il libro sulla storia della marcia e delle ville, dove si fa una carrellata completa di tutte le ville che nel corso di questi 45 anni abbiamo toccato e che rende ancora più piacevole e interessante la visita e la partecipazione a questa manifestazione. Quindi posso solo dire, chiedetelo qui ai marciatori, quello sulle ville, cercate invece L'Oro di Lucca in libreria, chiedetelo, perché questo è un altro libro che non deve mancare alla biblioteca degli sportivi. Nello splendido verde delle colline lucchesi siamo in compagnia di Katrin Hengels, che è la titolare della fattoria Colle Verde. Ci presenta un po' questa nuova produzione biodinamica? Allora, noi siamo l'antica fattoria dei Guinici. Si tratta di una fattoria biodinamico a cessione familiare. Noi facciamo la produzione di vini e anche dell'olio. Abbiamo anche il proprio frantoio qua, quindi noi facciamo solamente la prima pressatura, il resto, essendo biodinamico, utilizziamo anche come fertilizzazione poi sui nostri vigneti. Facciamo le visite guidate, facciamo degustazioni, offriamo light lunch, offriamo i talieri, si può fare i corsi di pasta per esempio, e anche per eventi speciali ovviamente si può sempre mettere in contatto con noi, anche per riunioni per esempio, per feste familiari eccetera. Per noi è anche sempre importante che il nostro prodotto di cuore è il centro, tipo il nostro vino e il nostro olio. Quindi le attività che offriamo si svolgono sempre interno a questo prodotto, perché vogliamo anche fare capire al cliente come funziona la biodinamica, come lavoriamo con i nostri prodotti, perché per noi è importante sia per la prossima generazione che facciamo la biodinamica, ma anche ovviamente sul punto di vista della qualità dei nostri prodotti. Living in the fast lane. Time is precious, I'm counting down the seconds. I can feel you on my skin. I go in this direction. I'm sorry that yours is different and it's tearing me up within. Siamo all'interno di Villa Manzi, una delle tante stupende ville qui delle colline lucchesi. Ne abbiamo approfittato per catturare al volo il presidentissimo dell'associazione Marciatori Marliesi, Ruggero Taddeucci. Sono qui in Villa Manzi sul percorso della 26 km di questa 45esima edizione della Marcia delle Ville. Ritorniamo a pieno ad organizzare la marcia dopo tutte le varie problematiche che sappiamo, no? che sono intervenute legate alla pandemia. Un'edizione comunque ridotta nel numero dei partecipanti, ci siamo dovuti limitare a 10.000 e speriamo col 2023 di poter riprendere a pieno i nostri ritmi e i nostri numeri, che come sai ci hanno visto qualche anno fa sfiorare i 20.000. 2018. Nel 2018, sì. Una marcia innovativa
per tante cose. Intanto una separazione delle partenze anche per venire incontro proprio alle problematiche legate all'epidemia, agli assembramenti, quindi una marcia suddivisa in quattro partenze. Abbiamo fatto una ieri con, come avete potuto vedere anche voi, nei tracciati più corti, oggi i percorsi più lunghi insieme agli altri e poi sì, alcune idee, alcune iniziative veramente interessanti, tra cui quella dell'Expo nella piazza del mercato, dove si sta cercando di portare, di creare, di portare la marcia delle ville ad assomigliare ai grandi eventi, no? Penso alle grandi maratone italiane, anche se la nostra è una marcia non competitiva, però richiama così tante persone che credo non abbia tutte le carte in regola per poter diventare evento, e quindi in un evento l'Expo e gli espositori sono importanti e soprattutto sono a coreografia di tutto quello che è la manifestazione. Noi quest'anno abbiamo delle persone che arrivano direttamente dalla Spagna, dai Paesi Baschi, abbiamo delle persone dall'Inghilterra, quindi frutto del nostro lavoro, un lavoro incessante anche durante il periodo di pandemia, siamo sempre stati in prima linea, invitando, facendoci sentire, e questo sta portando i suoi frutti, quindi una marcia delle ville che sta ampliando i suoi orizzonti non solo a livello nazionale ma anche internazionale, soprattutto a livello europeo. E per quanto riguarda la partecipazione, noi avevamo 10.000 biglietti, 10.000 pettorali, non potevamo andare oltre e li abbiamo esauriti già alcuni giorni prima della manifestazione, e questo segno che il podista, chi ama la marcia delle ville aspetta la marcia delle ville, l'ha aspettata e si è accaparrata il pettorale. Sempre i tre momenti vincenti di questa marcia, no? I percorsi, il paesaggio e i famosi ristori, perché la gente viene qui anche per gustare la gastronomia tipica di questa zona. Assolutamente sì, ecco, sui ristori magari in quest'ultima edizione un pochino meno, perché purtroppo, ora mi ripeto, è brutto, ma non possiamo fare quello che facevamo prima, speriamo di tornarci fin già dall'edizione 2023, tutto il resto però non manca, quindi le ville, e qui siamo in una delle più belle. Edizione del 2023, però io lo interrompo, il buon presidente, perché potrebbe esserci una chicca in autunno o no? Sì, stavamo pensando di riproporre anche in autunno, vista l'edizione di recupero del 2021 svoltasi lo scorso ottobre. Sono colori diversi, noi siamo nella campagna lucchese, ai piedi delle colline. Però si sente il profumo della Garfagnana, della Valle del Serchio, insomma un po' c'è questa aria, no, buona. In bocco della Valle del Serchio, quindi sì, assolutamente sì, i colori autunnali hanno la loro bellezza, la loro particolarità e peculiarità. L'edizione di ottobre è stata bellissima sotto questo aspetto. Dobbiamo vedere e valutare un attimino dal punto di vista interno organizzativo e anche con le stesse ville e l'amministrazione comunale un po' se riusciremo a fare qualcosa. Però l'appuntamento va intanto al 2023, dove speriamo veramente di ritornare a pieno ritmo, senza alcuna limitazione. Ci porteremo dietro alcune idee, alcuni suggerimenti che proprio in queste due edizioni, tra virgolette, particolari, abbiamo messo in pratica, e però ecco la voglia di tornare ai grandi numeri e sono sicuro che ce la faremo. L'indicazione da parte dei podisti e di chi ama la marcia delle ville è chiara, esauriti tutti i biglietti già il giorno dopo di Pasqua, una settimana dall'evento, credo che sia un segnale chiaro, no? Sul fatto che, sul richiamo e la forza del richiamo di questo evento, di questa manifestazione. Siamo all'interno ora della Chiusa di Nanni, un'altra struttura ricettiva particolare del 1600, stiamo parlando di oltre 4 secoli fa. Qui abbiamo il titolare, il signor Franco Pucci, per descrivere un po' quello che offre questa magnifica struttura d'incanto qui nel verde delle colline lucchesi. Abbiamo un'azienda agricola e produciamo olio. Da un anno o due abbiamo cominciato con una piccola produzione anche di fragole fresche e piccoli frutti, e poi abbiamo due appartamenti completamente ristrutturati, adeguati ancora nella vecchia cucina, nella vecchia tradizione toscana,
eri adattati in maniera da poter ospitare al meglio i nostri ospiti. E offriamo una vasca di idromassaggio all'esterno e abbiamo il nostro verde che ci distingue un po' come motto, infatti diciamo soggiornare nel verde perché siamo completamente all'interno del verde. Quindi abbiamo anche un piccolo centro benessere, possiamo dire. Abbiamo un piccolo centro benessere, sì, giusto una spa a disposizione degli ospiti. Siamo aperti diciamo 365 giorni l'anno, perché poi dopo siamo sempre qui, quindi per noi è la nostra vita. Was a ship that put to sea, and the name of that ship was the Billy O.T. The winds blew harder, bowed it down, blow me bully boys blow. She had not been 2 weeks from shore, but down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. Take our leave and go. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. We'll take our leave and go. She had not been 2 weeks from shore, but down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her. Hands to the side, harpooned and fought her, and she dived down below. Un momento intenso di questa Marcia delle Ville è sicuramente la presenza dell'Associazione del Mondo Libero della Droga. Qui abbiamo il presidente, il signor Giovanni Trambusti. Si parla di droga, si parla di salvezza di vita, sì. E soprattutto chiediamo quindi al presidente un po' la presenza vostra, gli effetti, i benefici, soprattutto la divulgazione importante nelle scuole, la didattica. Sì, esattamente. Noi ci occupiamo di diffondere un messaggio di sobrietà e quindi di conoscenza su quello che sono gli effetti delle sostanze stupefacenti. Noi ci occupiamo della droga di ampio raggio, ci occupiamo delle droghe da strada, dell'alcol e anche dell'abuso dei farmaci. Le nostre attività principalmente sono quelle di andare non solo nelle manifestazioni come quella di oggi, dove abbiamo distribuito tanti opuscoli, centinaia e centinaia di opuscoli a tutti i partecipanti, ma soprattutto a noi piace andare nelle scuole perché andare nelle scuole e parlare con i ragazzi, soprattutto delle scuole medie, significa arrivare prima degli spacciatori. Noi vogliamo arrivare prima che qualcuno gli proponga la sostanza. Noi non solo vogliamo arrivare prima dello spacciatore, ma anche prima dell'amicone che la s'allunga, perché quello gli propone la sostanza, perché l'ha già provata e quindi dice: ma fai un tiro anche te, oppure fai una sniffata anche te. E a quel punto è facile entrare nel circolo, entrare nel tunnel, e come è facile entrarne è altrettanto difficile uscirne. La nostra associazione è internazionale, cioè noi nasciamo in America negli anni 80 da un'iniziativa di attori hollywoodiani che negli anni 80 fondarono un'associazione che si chiamava Hollywood Say No to Drugs. Poi la cosa ha preso talmente piede che Hollywood l'hanno tolto ed è diventato solo Say No to Drugs, cioè di no alla droga. Okay? Infatti qui abbiamo noalladroga.org, questo è il nome originario dell'associazione. Poi siamo diventati Mondo Libero dalla Droga, ma siamo in tutto il mondo. Posso dire tranquillamente che siamo la più grande campagna di informazione e prevenzione sulla droga non governativa sul pianeta in questo momento. E quindi siamo attivi assolutamente in tutta Italia e in tutti i paesi dove ci è concesso di lavorare, diciamo, dove non c'è una dittatura che ci impedisce di lavorare. Però in centinaia di paesi del mondo assolutamente ci siamo. Su internet si trova di tutto di più. E noi abbiamo un opuscolo per ogni tipo di droga. Ovviamente l'alcol per noi è una droga, l'ecstasy, il crack, l'eroina. E poi anche i farmaci, perché dei farmaci si può abusare. Se io prendo un antidolorifico, lo sminuzzo e poi lo sniffo come se fosse cocaina, mi sballo anche con l'antidolorifico. E attualmente negli Stati Uniti purtroppo le statistiche ci dicono che si muore di più per abuso di farmaci che non per abuso di droga. Quindi è un fenomeno in rapida crescita all'estero che speriamo non arrivi in Italia, ma
che noi tentiamo di arginare facendo informazione ai ragazzi in età scolare. Finire gli obiettivi futuri? Gli obiettivi futuri sono quelli di espanderci, quindi avere più volontari, avere più scuole che adottano la nostra campagna, avere più amministrazioni comunali e regionali che adottano la nostra campagna e così via. Living in the fast lane, time is precious. I'm counting down the seconds. I can feel you on my skin. I go in this direction. I'm sorry that yours is different and it's tearing me up within. I can't keep moving back and forth. I go my way, you go yours. Lost in the middle of it all. Will things be the same when I come by? Le conclusioni finali sono tutte del presidente, avvolto dallo scosciante applauso di tutti i suoi collaboratori del gruppo Associazione Politica Marciatori Barbieri. Il bilancio è ottimo perché i 10.000 biglietti che avevamo in prevendita sono andati tutti esauriti, quindi sold out. Ovviamente il meteo ci ha messo del suo e probabilmente qualcuno sarà restato a letto, secondo me ha fatto male. Oh, chi fa? Poi alla fine, a parte una bussata d'acqua, come diciamo noi in Toscana, attorno alle 10, poi la pioggia ha smesso, adesso stanno arrivando gli ultimi. Quindi noi siamo molto contenti, questa seconda, una seconda edizione, no, di ripresa. L'augurio è che per il 2023 si possa tornare a pieno ritmo, come dicevi tu, tornare ai numeri consoni della marcia, quindi ai 15, 16, 17 mila e anche più. Qualcosa c'è. Teniamo presente che veniamo dalla pandemia, voglio dire, veniamo da un percorso difficile, quindi aver ottenuto anche questo risultato credo che sia di grande gratificazione. Sì, assolutamente, magari assolutamente sì. Qualcosa ci porteremo dietro nel modello, chiamiamolo così, che proprio questa situazione ci ha imposto, perché comunque separare le partenze permette alle persone di avere la di fruire meglio del percorso. Successo di viabilità, possiamo dire, da qui. Assolutamente sì. E quindi niente, ecco, io vorrei chiaramente ringraziare tutti, ringraziare l'amministrazione comunale, tutti gli sponsor che ci sono vicini, tutte le associazioni che ci danno mano, sono veramente tantissime. Stamani alcune si sono beccate anche la pioggia e poi c'è il tuo meraviglioso gruppo alle spalle, che ovviamente senza di loro tu cosa saresti? O loro senza di assolutamente nessuno, sono solo alcuni del team. Un grazie veramente di cuore a loro, a tutti, e l'appuntamento va ad aprile. Siamo proprio sicuri che sia ad aprile l'appuntamento o c'è qualche sorpresina autunnale finale? È una sorpresa, le sorprese non si lasciamo così. Le lasciamo così. Vai. Everywhere I go, you'll be my home. I take a love to go. No matter where I go, you'll be my home. I take a love to go. Have to deal with the tears. Feel the radiation of my feelings. I can give them a meaning, but I know that you're worth the risk. Can't keep moving back and forth. I go my way, you go.